Buonasera e benvenuti all'edizione di lunedì 15 novembre di Bipress News. Grave attentato intimidatorio poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica all'abitazione di due operatori della Polizia Municipale in servizio ad Andria. Una bomba carta è stata sistemata nei pressi del portone d'ingresso della casa dei due vigili alla periferia della città. La forte deflagrazione ha distrutto il citofono e alcuni vetri di una porta d'accesso. Non ci sono stati feriti, solo un grande spavento. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri che stanno effettuando le indagini in stretto raccordo con la Procura della Repubblica di Trani e i vertici provinciali dell'Arma. Mercoledì 17 novembre, in occasione della Giornata Internazionale dello Studente, la CGIL Puglia ha organizzato una manifestazione regionale ad Andria. Il sindacato protesta contro i tagli alla scuola e all'Università della Riforma Gelmini e chiede alla BAT il ritiro del bando per la sponsorizzazione dei banchi di scuola. La manifestazione si terrà presso la sala convegni Genius Loci in via Cavallotti a partire dalle ore 16. Il convegno si trasformerà poi in una serata musicale con l'esibizione dei Folky Shot. Al Salone Internazionale del Patrimonio Culturale c'era anche il sito archeologico di Cane della Battaglia. Giovedì 4 novembre scorso al Carrousel du Louvre, insieme alle bellezze mondiali, l'amministrazione comunale di Barletta ha promosso il patrimonio della città e i progetti legati alla valorizzazione del sito annibalico da svolgere in collaborazione con l'associazione La Rotta dei Fenici. A conclusione del Salone, il Comune ha firmato un accordo per il programma europeo Odissea. Parte da questa settimana la stagione teatrale 2010-2011 del Teatro Comunale Garibaldi di Biceglie. Da novembre fino a marzo, grande varietà di spettacoli, dall'esilarante Suoceri sull'orlo di una crisi di nervi con Gianfranco D'Angelo ed Eleonora Giorgi, al famoso musical di Broadway Hello Dolly. La stagione è curata dal Teatro Pubblico Pugliese, rete di enti pubblici che si occupa della diffusione della prosa e della danza in Puglia. Dominio assoluto per 80 minuti di gioco e poi l'incapacità di finalizzare le azioni da gol fino a subire l'immeritato pareggio. È accaduto all'Andria Bat di Aldo Papagni nella sfida valida per la 13ª giornata del torneo di prima divisione. Al 36esimo della ripresa l'esterno d'attacco del Cosenza Daoud sigla di testa la rete che pareggia i conti di un match aperto al secondo minuto del primo tempo dal gol del centrocampista Moro. La situazione in classifica resta deficitaria e la prossima trasferta a Benevento contro la capolista sarà un banco di prova importante. Prosegue a ritmo sostenuto la marcia del Barletta di Lello Sciannimanico che dopo 4 pareggi consecutivi conquista un meritato successo a Foligno per 2-0. Gol di Bellomo al 27esimo con un tiro in diagonale e di Simoncelli al 36esimo del primo tempo dopo un clamoroso errore difensivo della squadra umbra. Ora la formazione biancorossa lascia l'ultimo posto in graduatoria e dopo una lunga rincorsa durata 13 giornate si ritrova a quota 11 a pari punti con Viareggio e Cavese. Saranno proprio i romagnoli a scendere al Puttilli per l'incontro di domenica prossima in cui il Barletta dovrà confermare quanto di buono fatto in questa fase del campionato. E con questo è tutto, arrivederci alla prossima edizione di Bipress News.